La Regina di Maggio, la Rosa, conferma nuovamente il grande successo di questa festa che coinvolge tutta la città. Siamo con l'assessore Antonella D'Aflitto per un bilancio. Siamo qui con il concerto di chiusura della banda di Veneria, il corpo musicale Giuseppe Verdi, in una corte d'onore della Regia che è stata per 3 giorni davvero teatro della cittadinanza, aperta a tutti, di tutti e per tutti. Qui hanno ballato le bambine del centro danza Veneria, hanno ballato le scuole di danza di Latino, le piccole atlete della Twirling e Papillon, ieri un grande spettacolo di tango del Club Almagro con 2 grandi campioni. Ci sono i piatti della banda che stanno suonando e il concerto di chiusura di questa 16ª edizione che ha visto anche la 3ª edizione di Fragranzia nella Cappella di Sant'Uberto, la 2ª edizione di Un'infiorata con 50.000 petali di rose, 2.100 rose, che davvero ha visto un pubblico costante alternarsi tra la Cappella di Sant'Uberto, la corte, il borgo storico, la piazza Petiti dedicata alle associazioni, la piazza Martiri, sapori, odori, gusti per una città che davvero pulsa di iniziative, che ha visto migliaia di persone e che adesso non smette di stupire perché si vestirà di rosa in attesa della tappa del Giro d'Italia, tappa di partenza verso Bardonecchia con un Colle delle Finestre impegnativo per vedere chi sarà il vincitore della maglia rosa. La Reale vivrà una tappa speciale perché noi abbiamo un monumento UNESCO come la Reggia, partirà dalla Corte d'Onore, farà circa 5 km in città sotto i balconi delle case, un amore assoluto per lo sport, un'esperienza unica. Io credo davvero che sia vero il suggerimento che danno gli intenditori: chiudiamo gli occhi e lasciamo spazio e sentiamo il ronzio delle ruote che passano e godiamoci questo giro che davvero ci consentirà di vestire di rosa ancora una volta la città e poi ancora un palinsesto di appuntamenti fino alla fine dell'anno per una Reale che oggi davvero è una città che pulsa intorno alla sua Reggia con iniziative in Mandria, in città, davvero grazie anche alle associazioni che ci supportano con tantissime manifestazioni e che sono davvero un motore pulsante del territorio insieme alla Reggia, alla Mandria, e quindi un grazie di cuore a tutti, anche alla Fondazione Via Maestra che ancora una volta è stato il nostro braccio operativo di questa grande edizione della Festa delle Rose. Domenica 27, spazio invece alla corsa con la Straveneria che è arrivata alla sua 10ª edizione con gli Amici di Giovanni, un momento di sport molto speciale. Vi invitiamo ancora una volta a partecipare a quello che è un appuntamento anche nel calendario WISP importante per attendere poi un'estate che sarà davvero un'estate reale di balli e di concerti. Un bilancio della 16ª Festa delle Rose. La via mensa è strapiena, non si trova un parcheggio nel raggio di una decina di isolati. Direi che i numeri parlano da soli, per cui è stato un successo anche quest'anno. Tantissimi espositori, abbiamo le maschere d'epoca che fanno da contorno con la Proloco e le altre Proloco del vicinato, per cui direi che è stato anche quest'anno un momento eccezionale. Facce divertenti, direi, corretto? Corretto, tutti contenti. Bene, tutti contenti e quindi un grazie, arrivederci alla prossima edizione. Il conte di Altesano è il presidente della Proloco Altesano Venaria, Claudio Ban Macario. Come ci si sente in questi panni? Ma diciamo che calcio l'appennello, anche proprio solo come forma, credo di riuscire a riempirli molto bene. Quindi siamo molto contenti perché oggi ci sono 3 gruppi
il gruppo storico nostro è il Conte di Cremia di Altesano, poi abbiamo i Conti Ocelli di Veneria e il gruppo La Corte di Veneria Reale. Quindi un bel assortimento che rappresentiamo le epoche che vanno dal 500 fino al basso 600. Nonostante il tempo incerto, la festa delle rose è sempre un bilancio positivo. Assolutamente sì, nonostante tutto possiamo dire di essere contenti perché le nuvole hanno portato via, cioè il vento ha portato via le ultime nuvole e possiamo dire che quello che stiamo realizzando è un bel sogno e speriamo di viverlo ancora in tutte le altre prossime feste delle rose.